cosa facciamo oggi? Siamo qui per la ricetta del giovedì. Oggi facciamo il polpo alla Galizia. Chi è stato in Spagna ha assaggiato questo polpo meraviglioso che fanno in Galizia. Io pensavo che chissà che cosa complicata doveva essere e che ingredienti pazzeschi bisognava avere. In realtà eccoli qua gli ingredienti: il polpo, una patata, sale e un po' di paprika. Tutto qua. Questa cosa meravigliosa è fatta solo con questi ingredienti. Allora, che cosa faccio? Ho seguito la ricetta e vediamo che cosa bisogna fare. Allora, quello che farò sarà cuocere il polpo, cuocere le patate, poi tagliare tutto e condire tutto qua. Vediamo bene che cosa facciamo. Allora, cosa faremo? Questo è il polpo, come vedete l'ho sgelato, l'ho comprato surgelato e adesso lo intingerò nell'acqua per fargli arrotolare le come si chiamano queste, non mi ricordo, in modo che sia anche più carino, i tentacoli, che sia anche più carino da vedere. In questa operazione, che sarà di intingerlo, tirarlo fuori, intingerlo, tirarlo fuori per 3 volte, verranno fuori anche i muscoli che serviranno poi per tagliare il polpo in modo omogeneo. Quindi adesso, un'altra cosa, nel polpo a catalana non si usa la testa, quindi io ho 2 polipetti piccoli, questi qua, la testa, e con questo poi farò casomai un antipasto col polpo condito, col prezzemolo, l'olio e il limone, molto semplicemente. Quindi adesso vedrete che io intingo, conto 3, tiro fuori, intingo, conto 3, tiro fuori, intingo, conto 3, tiro fuori, poi metterò il polpo dentro, chiudo la pentola a pressione, 10 minuti di fischio, 10 minuti di riposo. Pronti? Via!
Ecco qua, avete visto tutta la sequenza del piatto, questo è il polpo alla galiziana, il polpo galeco, come si suol dire. Ed è, come avete visto, è molto semplice, potete farlo tranquillamente e quindi intanto vi ringrazio per aver guardato fino a qui. Vi ricordo che potete suonare, mettere la campanella se volete sentire altre ricette mie e comunque per favore se vi è piaciuta mettetemi un like. Allora, buon appetito e alla vostra!